La nostra ultima tavola rotonda della giornata, generazione a confronto in una società che cambia. Parliamo dei nuovi investitori, ma per farlo ovviamente partiamo anche dai baby boomers della generazione X, i millennials, i nativi digitali. Come investe ciascuna di queste categorie? Quali sono i cambiamenti che stiamo vivendo per quanto riguarda la natura degli investitori, ma anche dei mercati? Parliamo dei cambiamenti demografici e anche sociali. Lo facciamo con i nostri ospiti, Emanuele Negro, Executive Director Goldman Sachs Asset Management, Andrea Baron, Managing Director MFS Investment Management, e Giovanni De Mare, Head of Retail Distribution Italy di Vontobel Asset Management. Bene, allora abbiamo un tema molto molto interessante, molto stimolante. Vi ricordo che potete anche fare delle domande ai nostri relatori, il numero è quello che vedete lì, 338-6245-731, mi mandate WhatsApp e io posso porre le domande che avete, o anche temi che secondo voi dovremmo discutere qui. Però partirei facendo prima un quadro di qual è questa categoria di investitori dei quali parliamo oggi soprattutto, e ce la fa Giovanni De Mare, che così fa un po' un cappello per tutti noi. Assolutamente, buonasera a tutti, ben trovati. Io mi servirò di qualche slide magari che ci aiuta un pochettino nell'inquadrare questo tema dei millennials, che sicuramente è un tema molto attuale. Innanzitutto nella definizione di millennials abbiamo avuto diversi giornali o anche diverse definizioni. La prima, forse in Italia più conosciuta, è quella che aveva detto qualche politico qualche tempo fa, che la chiamava la generazione dei bamboccioni, no? Quelli che stavano un po' a casa, che facevano fatica a lasciare il nido per trovare la propria strada. Forse quella, diciamo, più carina l'ha data il Time qualche tempo fa, parlando della meme generation, cioè una generazione che era molto incentrata su sé, quindi su quelli che potevano essere gli aspetti principali di narcisismo, piuttosto che di vivere appunto con i parenti. Quello che cercheremo di definire insieme ai colleghi oggi è quali sono questa generazione, dove si inquadra anche da un punto di vista anagrafico, quali sono i trend che impattano non soltanto nelle scelte di consumo da parte dei millennials, ma soprattutto anche nelle scelte degli investimenti, perché poi vedremo come le modalità di consumo possono essere in qualche maniera veicolate dalla loro necessità, quali possono essere le soluzioni di investimento anche per questa categoria, o quali scelte ci fanno anche come asset manager scegliere determinati temi, e infine magari un attimo velocemente quello che può essere il rapporto con la consulenza finanziaria, con lo sviluppo delle finanze, il rapporto delle finanze. Beh, è una generazione che probabilmente, secondo me, è stata definita in maniera molto forte qualche tempo fa con un acronimo, e la chiamavano The Ninja Generation. Ninja significa no job, no income, no assets. Una generazione sfortunata, per la verità. Cioè, senza lavoro, senza reddito e senza asset. Ma è proprio così. Beh, diciamo innanzitutto che la classificazione delle varie generazioni può andare secondo questa arco temporale, partendo dalla Greatest Generation, che è l'inizio del 1900, fino al 24, arrivando proprio alla generazione nostra, della generazione X, che va dagli anni 60 agli anni 70, e arrivando poi a questa che è l'oggetto oggi della chiacchierata, quindi la Millennial Generation, che sostanzialmente va dagli anni 80 ai 2000, con l'Old Generation, le Younger Generation e Old Millennials, da quel punto di vista, quindi Younger Millennials e Older Millennials. E poi la generazione più giovane, che rientra un pochettino in coda ai millennials, che chiamiamo appunto generazione Z. Quanto conta? Conta circa il 25% della popolazione mondiale, stiamo parlando di 1,7 miliardi, crescita molto forte, come vedete dal grafico, in alcune aree, in particolare nei paesi emergenti. Voi, perché è chiaramente le aree più a forte crescita demografica, quindi sicuramente anche con la probabilità di avere, in termini pratici, un numero crescente di millennials, ma che vediamo che anche negli Stati Uniti, quindi in paesi occidentali, rimane una componente importante. Quali possono essere gli elementi che ci fanno individuare un pochettino quelle che sono le tendenze di questa generazione? Beh, sicuramente ce ne sono tante, ma 5 potrebbero essere quelle su cui ha più senso ragionare. Sicuramente la generazione di nativi digitali sono molto più avanti della nostra generazione nel rapporto
con sicuramente i social network, ma anche con gli strumenti, i vari iPad piuttosto che i vari telefonini con tutte le varie applicazioni sempre più sofisticate che io personalmente faccio fatica anche a starci dietro. Wellness, quindi maggiore attenzione, vedremo come cambia il rapporto anche con lo stato in generale di benessere che questa generazione porta molto in considerazione rispetto magari alla stessa generazione nostra o alla generazione precedente. Attenzione anche alla conoscenza, cambiano le modalità, vedremo come il rapporto con la proprietà sicuramente è meno forte rispetto a quello che poteva essere alla stessa età la mia generazione o anche la generazione dei nostri genitori, per non andare ancora troppo lontano. Sharing economy, quindi come cambiano anche il rapporto con i beni. E infine, come dicevo, banche non tradizionali. Ecco, i nativi digitali, se dovessimo fotografarli oggi, io sarei portato a fare una fotografia in questi termini, no? Quando faccio una foto è così, no? Al pubblico, loro farebbero così, no? La classica posizione da selfie. Ecco, loro si interfacciano con queste piattaforme. Oggi chi ne avvantaggia da un punto di vista di investimenti? L'abbiamo visto anche con la crescita dei price earning di alcune aziende. Facebook da un lato, Apple dall'altro. Sicuramente i big five, le grosse multinazionali che operano in questo campo, nella sezione tech, sono stati in termini di crescita avvantaggiati tantissimo dall'evoluzione ovviamente delle piattaforme e dell'utilizzo di questi social network, anche in parte da, diciamo, questa nuova generazione che non soltanto li usa, ma ha spinto la nostra generazione a farne uso. E ovviamente capitalizzazione di mercato, come potete vedere, 434 miliardi per Facebook e anche per Apple arriviamo a 804 miliardi. Wellness, quindi qui molta attenzione al benessere, spesa per alimentazione che cambia differentemente in maniera molto forte rispetto alla nostra generazione, con un impatto potenziale di 1.100 miliardi entro il 2019. Abbiamo visto come piattaforme di cui il business era talmente lontano da quello che poteva essere l'alimentare, come Amazon sta stravolgendo quello che era il suo originale modello di business per portarsi su altre aree di business in termini di diversificazione dei profitti, ma anche ha operato una sorta di cannibalizzazione su quello che può essere la grande distribuzione di prodotti alimentari. Con l'acquisizione di Whole Foods, la prima cosa, oggi si parlava di MIFID, di compressione di margini, ecco, l'industria che forse comincia a subire già grazie all'utilizzo di questi, all'inglobare questi tipi di business all'interno di aziende come Amazon, una compressione maggiore su questo tipo di segmento. E anche qui sulla sharing economy il rapporto con la proprietà è stravolto rispetto alla generazione dei miei genitori, la generazione precedente e la stessa nostra generazione. Mentre prima l'obiettivo era sicuramente cominciare ad acquistare dei beni di consumo importanti, come poteva essere magari una macchina, una motocicletta, all'età di 18 anni, 20 anni, era il mio sogno, no? Cercare di avere la prima macchina per poter uscire oppure la prima moto, oggi questa è la loro necessità minore perché utilizzano tantissimo piattaforme diverse di condivisione nello spostamento, ma anche per quanto riguarda lo stesso utilizzo di case. Ormai con Airbnb troviamo case su cui possiamo effettivamente stare per periodi più lunghi, che non ci dà la percezione di stare in hotel, ma proprio di avere un posto caldo dove stare come se fosse casa nostra. Quindi un trend di condivisione che stravolge quello che è il rapporto con la proprietà. E in questo senso, se vediamo anche su quanto riguarda la conoscenza e il social mindful, sicuramente oggi per le generazioni dei millennials conta molto di più utilizzare i risparmi magari ereditati dai loro genitori nella formazione piuttosto che nell'acquisto di case come poteva essere un tempo, perché la mobilità che c'è nel mondo del lavoro sicuramente comporterà un investimento in capacità, in capabilities piuttosto che in beni materiali. Ormai lo vediamo già in Italia, ma in qualsiasi parte del mondo è da tempo così. Non è che dove si nasce si muore da un punto di vista professionale, ci si sposta da regioni ormai italiane verso regioni che possono essere a minore crescita o a minore offerta di servizi e di possibilità di lavoro, verso aree che hanno chiaramente più spazi. E questo non soltanto nel nord dell'Italia, ma come poteva essere nel sud verso il nord fino a qualche tempo fa, ma anche in altri paesi. Oggi l'Australia è uno dei paesi che ricerca più ingegneri
e li paga, credo, due volte il livello di stipendio che avrebbero in Italia. Quindi condivisione di aspetti anche da questo punto di vista. Alphabet è il primo motore di ricerca che tutti utilizziamo quando non sappiamo qualcosa, digitiamo in Google la password, la nostra informazione che vogliamo e otteniamo grazie all'algoritmo un risultato. Infine anche il rapporto con le banche cambia, il 58% dei millennial oggi non si rivolge più a quelle che erano le fonti tradizionali di approvvigionamento di servizi finanziari, quindi le banche tradizionali, ma addirittura sta cambiando perché quasi tutte le piattaforme di transazione sono legate ai grossi motori come Alibaba piuttosto che Amazon e quant'altro, ma anche questo non soltanto nelle transazioni, sta diventando anche nella consulenza finanziaria e nell'offerta di prodotti e servizi finanziari. Fintech la fa per definizione da padrone. Quindi la nuova trend di For Millennials è Trust, Technology and Relationships, perché sicuramente gli anni 2000 ci hanno insegnato quello che è stato un po' il mantra dell'industria finanziaria, a conoscere il nostro cliente, know your clients, quindi cerchi attraverso vari modelli di classificare le preferenze, le necessità, le abitudini, per capire meglio quello che è il tuo cliente che ha di fronte. Quello che cambierà, grazie anche, diciamo, a una maggiore ricerca, e PricewaterCoopers sono in mostra, quello che vedremo è un cambiamento nel rapporto col cliente e capire veramente le necessità di questo cliente, non sapere solo quali sono le sue abitudini. E quindi in questo senso quello che diventa questo, diciamo, questa generazione come oggetto di target da un punto di vista di investimenti, sicuramente non è tanto il flusso di reddito che possono generare, perché abbiamo detto prima, Ninja Generation, probabilmente job è molto più volatile rispetto al passato, meno stabile come magari siamo stati abituati nelle ultime generazioni, quindi avranno più una volatilità, passatemi il termine, di flussi di reddito, ma avrà sicuramente un'eredità di patrimonio che sarà trasferito dalla generazione precedente. Si parla solo negli Stati Uniti di 30 trilioni di dollari. Cosa interessante per il nostro settore è che, sempre da questa ricerca di PricewaterCoopers, pare che circa il 50% di questa nuova generazione non si rivolgerà più al consulente dei suoi genitori, cercherà qualcuno che parli la sua lingua. Quindi anche qui mi rifaccio un pochettino, sentivo stamattina l'intervento di Buffi e dei vari dirigenti delle vostre reti che dicevano una cosa sensata: bisogna investire nel cambiamento, nella formazione, perché il passaggio generazionale anche in questo senso significa continuità nel linguaggio che avremo con la generazione successiva, per cui affiancare anche dei consulenti che parlano la stessa lingua. E parlo anche per esperienza, noi nell'asset management ovviamente cerchiamo di assumere i giovani perché abbiano chiaramente una percezione di quello che è il mondo che sta vivendo molto più veloce di quanto la possa avere io o Andrea o Emanuele, che abbiamo un po' i capelli bianchi. Però ecco, ci danno anche degli stimoli nel cambiamento, nel cercare nuove forme relazione con questo tipo di clientela. E anche chiaramente gli strumenti di comunicazione cambiano, stiamo parlando di piattaforme digitali, le vostre reti sono tutte orientate a quello, all'efficienza dal punto di vista tecnologico, quindi a piattaforme sempre più veloci e soprattutto che vi riducono lo sforzo da un punto di vista rendicontazione cartacea. E quindi questo modo di comunicare, la web collaboration, sentivo stamattina da un paio di case, è sempre più diffusa nel mondo della consulenza finanziaria. Quindi per chiudere potremmo classificare questi millennials negli Stati Uniti come una generazione che forse nella famosa anagrafica che presentavo nella prima slide è molto più vicina in termini di rischio, di profilo di rischio, a quella che era la generazione del dopoguerra, quindi la generazione che aveva vissuto sulla sua pelle l'incertezza legata alle due guerre mondiali, che oggi non è più una guerra combattuta diciamo sul campo, ma è una guerra legata a quello che è, diciamo, il cambiamento da un punto di vista degli strumenti finanziari. La generazione degli anni 80-2000 ha vissuto le crisi forse più grosse, ad eccezione del 29, che gli ha creato quell'incertezza che potrebbe essere assimilata, appunto, in termini di percezione, alla stessa incertezza che avevano le generazioni del dopoguerra. Quindi questo si traduce in una maggiore attenzione a quella che è la volatilità dei loro investimenti, ad accorciare l'orizzonte temporale, cosa che chi come noi costruisce portafogli sa benissimo
come deve essere coerente l'investimento in certe asset class sugli orizzonti temporali, però la percezione che noi abbiamo, non so se è anche la vostra, è che questa generazione tende ad accorciare l'orizzonte temporale su cui si misura i rendimenti e al contempo vuole una più bassa volatilità. In tutto questo inquadrato in uno scenario di tassi bassi, di rendimento atteso sulle varie asset class meno attraente che rispetto al passato, quindi potete bene capire come sia una sfida per gli asset manager, ma come al contempo sia una sfida anche per chi come voi fa costruzione di portafoglio. In più, che cosa cercano? Cercano sicuramente, l'abbiamo visto prima, con wellness, con l'istruzione, una qualità della vita migliore, più comoda possibilmente, risparmiare non tanto per i beni, dicevo, non tanto per la casa o non tanto per quei beni che potevano essere più desiderati dalla mia generazione, ma per una migliore istruzione. Abbiamo visto come faccia la differenza dove uno ha studiato, chi come noi viene da un mondo dove c'è maggiore competizione sulla formazione, si rende conto di come magari aver studiato in alcune università americane o in inglesi faccia un po' la differenza rispetto ad altre, diciamo, più locali. Fosse solo per il livello di linguaggio e il livello di colleghi che puoi avere di altre nazioni, che ti dà anche un valore aggiunto. E quindi un tema che sicuramente diviene importante per la consulenza finanziaria è una generazione che avrà un grosso problema, un grosso gap da un punto di vista di costruzione della pensione futura attesa. Quindi la generazione dei miei genitori è stata abituata che lo Stato glielo doveva in qualche maniera restituire quello che avevano in termini di tempo e non di contributi, perché sappiamo come funziona in Italia la contribuzione della generazione passata, ma questo rendimento, diciamo, questa pensione è a scapito ovviamente della nostra generazione, perché noi stiamo foraggiando con i nostri versamenti, quello che è la pensione dei nostri genitori, ma il punto di domanda sarà per la generazione successiva in Italia, ma questo anche worldwide, quello che si potranno attendere questa generazione, i millennials, in termini di pensione. Quindi questo apre una possibilità enorme per chi fa gli investimenti finanziari del proprio lavoro, perché il gap assicurativo e al contempo della crescita del capitale con possibilmente una bassa volatilità sarà un mantra per la generazione dei millennials. Quindi io chiuderei questa mia introduzione velocemente proprio per... Emerge un quadro abbastanza complesso, visto così in poche slide, per certi versi anche contraddittorio, no? Perché per certi aspetti devono programmare molto per il lungo periodo, però con molta incertezza a breve. Il fatto dell'eredità è evidentemente un altro elemento, perché non sono soldi guadagnati da loro, gli arrivano in una certa forma che non è detto che sia quella che loro vogliono mantenere. Insomma, c'è molta rottura, questa generazione millennials cambia davvero le carte in tavola. Forse è il caso, chiedo quindi ad Andrea, magari di approfondire ancora di più dal suo punto di vista, no? Forse lo riassume questa generazione dei millennials anche secondo dei altri criteri? Sì, io vorrei soffermarmi, e da qui anche al trade union, con le ultime parole di Giovanni, sull'aspetto sociale di cui si parlava prima, legato appunto al mondo del risparmio. Da un lato si parla di risparmio ereditato, io vorrei però soffermarmi, se troviamo la slide, su alcuni punti molto più importanti, cioè il cambiamento sociale, con i quali già noi come generazione, ma le generazioni future, quelli che non erediteranno grossi patrimoni, ma che devono iniziare da oggi, anche con un piccolo importo mensile, a risparmiare per garantirsi un benché minimo di sopravvivenza o magari anche una pensione degna di un essere umano. È un tema molto molto vasto, ho cercato qui di portarvi alcuni punti importanti quando si parla di problema demografico, di calo demografico, e ho cercato appunto con questi pochi punti di descrivere qual è il vero e proprio problema che va analizzato e al quale noi come industria da un lato dobbiamo offrire qualcosa, ma soprattutto credo che il maggior supporto alla fine sia dato da tutti voi. Voi siete i professionisti, voi siete quelli che sono a contatto con i giovani e chiaramente con tutte le generazioni con le quali parlate. Quindi vorrei iniziare dalla popolazione invecchia. Questo è un fatto non solo legato all'Italia, ma diciamo a tutto il mondo benestante, a tutti i paesi oramai a tutti i paesi sviluppati, e come potete vedere questa popolazione che invecchia non ci sono più giovani che sosterranno
il nostro sistema di pensioni, e questa popolazione che invecchia significa al tempo stesso una diminuzione della produttività. Chi ha tanti anni di esperienza, chi è altamente produttivo, tende a uscire dal mercato del lavoro anche in fase più giovane, ripiazzati poi da giovani che ancora devono imparare, diciamo, il lavoro vero e proprio, e quindi ancora sono meno produttivi. E questo va a scapito in particolare della crescita economica, con delle ripercussioni nel lungo periodo anche su aziende, su debiti pubblici ma anche privati, e soprattutto per tutti noi rivolti al risparmio, anche sulla performance dei nostri investimenti. Un secondo punto importante è la precarietà del lavoro, l'alta disoccupazione giovanile. Questo colpisce forse un po' più il nostro paese rispetto ad altri paesi in Europa, e qui, come si parlava prima, noi siamo una generazione che ha un buon lavoro. La realtà è che al giorno d'oggi tra i 18 e i 30 anni la disoccupazione giovanile in Italia è molto molto elevata, quindi manca un'intera generazione che veramente riesce a pagare i contributi, da cui appunto le minori entrate e maggiori uscite. Abbiamo un impatto di cui appunto Giovanni ha fatto un'ottima analisi, le tecnologie disruptive. Quindi se confrontiamo al giorno d'oggi, qualche esempio, facevi vedere Car2Go, certo, facevi vedere Airbnb, le nuove generazioni sono tenute a veramente comprendere quali sono i cambiamenti economici e sociali per cercare proprio una possibilità di trovare un ottimo posto di lavoro. Se facciamo un confronto di una società quotata in borsa come Airbnb, che è una società che ha pochissimi dipendenti, ha pochissimo capitale umano, ma ha un valore di borsa grande tanto quale una società come la Marriott, che ha 220.000 dipendenti e che fattura veramente delle cifre enormi, però dove il valore, diciamo, di borsa rispetto ad ogni dipendente è una minima parte rispetto a una società come Airbnb. Quindi queste avranno un impatto su tutti i settori e richiederanno maggior flessibilità da parte delle nuove generazioni ad adattarsi a questi cambiamenti. Il sistema pensionistico non è sostenibile, non è un qualcosa che colpisce solo l'Italia, ma è un qualcosa di cui purtroppo si discute troppo poco, ma che è un qualcosa di molto importante che va discusso in tutte, appunto, le economie altamente sviluppate. Questo sistema pensionistico che non è sostenibile è poi chiaramente anche molto legato a una crisi economica, a questo allungamento dell'età pensionabile. Saremo tutti tenuti a lavorare più a lungo, non abbiamo altre possibilità in previsione anche di poter vivere più a lungo, e da qui, se non facciamo delle riforme molto importanti, la povertà di anzianità, ahimè, tenderà ad aumentare. Le cifre di cui leggevo in questi giorni parlano già di 3-4 pensionati che al giorno d'oggi, fortunatamente, se non hanno debiti, a maggior ragione se hanno debiti, non riescono neanche ad arrivare a fine mese. Questa purtroppo è una realtà alla quale bisogna cercare una risposta al più presto, proprio perché appunto la nostra popolazione tende ad invecchiare sempre di più. Questo cosa comporta, diciamo, per tutto il mondo sviluppato, ma anche poi per tutta l'industria, diciamo, del risparmio gestito? Un futuro incerto dove la previdenza privata e il risparmio a lungo termine sono dei fattori fondamentali per prendere delle decisioni. Noi come industria, la politica dal suo punto di vista, per cercare di educare già nell'età scolastica e a maggior ragione poi in quella universitaria, di portare veramente una certa educazione finanziaria nelle nostre scuole. I giovani devono capire che l'iPhone di nuova generazione è perfetto, però al tempo stesso, proprio per i fattori prima indicati, a maggior ragione devono iniziare già da giovani a risparmiare anche solo quei 50 euro al mese, proprio perché il futuro è incerto, il futuro soprattutto a livello di pensioni. Questo idealmente se fosse anche incentivato dall'inizio della loro carriera dal punto di vista politico. Parlerò più tardi, diciamo, anche della risposta che noi come industria dobbiamo dare, anche perché questa, diciamo, è la nostra visione all'interno di MFS. Il mondo futuro, il mondo dell'investimento, è un mondo molto più difficile, dove i rendimenti, e lo conoscete anche voi il problema a livello obbligazionario, sono ai minimi storici. Probabilmente un'inversione di tendenza non ci sarà per molti molti anni, visto il forte indebitamento pubblico a livello mondiale, e per cui dovremo cercare, a sforzarci ancora di più a trovare quel rendimento che speriamo darà un futuro a livello di pensione e di pensione integrativa, sia noi ma soprattutto alle generazioni future, a quelle generazioni che appunto non erediteranno più di tanto, ma che dovranno veramente lavorare soldi, in modo molto sodo.
Negro, chiudiamo questa, questo quadro oggettivamente un po' angosciante di questa situazione, che però per il settore può essere anche una grande opportunità, perché adesso è enfatizzato questo aspetto della mancanza della pensione, quindi di voler incentivare i giovani a investire, quindi questo può essere, se sostenuto anche politicamente, potrebbe essere veramente un modo anche per risolvere il problema che hanno loro e anche sostenere il risparmio gestito. Ma questi millennials invece dal tuo punto di vista, come insomma, li descrivi così come li abbiamo sentiti descrivere? Sì, direi di sì. Buonasera a tutti. Sicuramente siamo tutti abbastanza allineati quando si tratta di dare una definizione di contesto. Millennials è ormai un tema, visto in una delle schede di Giovanni, un tema di investimento, ed è anche così. Dal nostro punto di vista tendiamo a guardare al mondo millennials, diciamo, secondo due sfaccettature. La prima è cosa si può fare per i millennials, per cui in termini di servizio da fornire ai millennials. Dall'altro punto di vista, che è più in linea con quello che facciamo noi di mestiere come case di investimento, è come poter fare qualcosa grazie ai millennials, per cui, diciamo tra virgolette, come poter sfruttare questa ondata demografica che si sta effettivamente verificando a livello globale ai fini di quello che ci interessa, per cui della gestione degli investimenti. Sulla prima parte è, direi, sicuramente bello e molto interessante quello che Giovanni e Andrea hanno detto poc'anzi. Si tratta di una generazione, a tutti gli effetti, parlando di numeri, di circa 2 miliardi e 300 milioni di individui. Giusto per fare un parallelo, la generazione precedente, che è la generazione X, sono più o meno 1 miliardo e 4, la generazione ancora prima, che è quella dei baby boomers, circa 1 miliardo e 2, per cui oggi quella dei millennials è la generazione numericamente più importante a livello internazionale. L'altro elemento altrettanto interessante è valutarla in termini di ricchezza. È vero che è una generazione in un certo senso sfortunata dal punto di vista, diciamo, della reddituale e quant'altro. È anche vero che in virtù dei passaggi generazionali è una generazione che in aggregato, nel giro di pochi anni, le stime sono più o meno intorno al 2025, diventeranno la generazione più ricca, pareggeranno quella che è la ricchezza dei baby boomers. Per cui questo ha inevitabilmente delle ricadute molto interessanti anche per chi fa attività di, diciamo, consulenza finanziaria, consulenza patrimoniale da un lato e gestione degli investimenti dall'altro. C'è un altro tema molto interessante che è emerso in questo inizio di tavola, che è il concetto, direi ormai all'ordine del giorno, di disruptive, che è una versione moderna del schumpeteriana distruzione creativa, niente di più e niente di meno. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che, grazie, in virtù, per diverse ragioni, in questo contesto in cui il millennials come punto di riferimento, ma in realtà l'impatto è su tutte le generazioni, si sta avendo un effetto dirompente a livello di industrie. Praticamente è difficile riuscire a trovare un'industria che non sia notevolmente impattata da questa, chiamiamola, digitalizzazione, per cui ci sono dei veri e propri cambi nei modelli di business. Questo è vero per alcuni esempi che abbiamo visto, che può essere il car sharing, che possono essere altri esempi a portata di mano, è vero per settori molto tradizionali come ad esempio l'agricoltura. Adesso negli Stati Uniti esiste l'agricoltura di precisione che sfrutta il digitale, le informazioni, per poter essere molto più efficace. Per cui, visto anche da chi fa un mestiere come il nostro nel campo della finanza, questo aiuta, diciamo, questo elemento di disruptive, perché ci permette di fare un mestiere tradizionale ma rivisitato in una chiave moderna per renderlo migliore e più efficace. Anche dal punto di vista della consulenza finanziaria, ad esempio, poter avere più informazioni riguardo a quelli che sono i nostri clienti ci consente di fare potenzialmente un miglior lavoro per loro, per cui portarli ad avere un migliore risultato. E questo è vero sia da un lato sia dal lato di chi si occupa di fare gestione dei portafogli. L'altro elemento sicuramente molto interessante riguardante i millennials è quello dell'ecosistema che si sta creando. Da un lato è vero che c'è stata una rivoluzione tecnologica di cui, diciamo, l'ultimo
filone è stato quello degli smartphone, pensando alla vita di tutti i giorni, che è diventato oramai un settore maturo. L'assurdità è che c'è una velocità tale per cui oggi un elemento così disruptive è diventato un settore maturo, e l'ecosistema che si sta creando è quello dei servizi che hanno quello strumento come supporto, per cui tutto il filone, ad esempio, della sharing economy, piuttosto che altre modalità di servizio, piuttosto che il mondo dei consumi e delle vendite online, sta avendo uno sviluppo incredibile. E se non sbaglio, in una scheda di Giovanni c'era un'ipotesi di crescita, di potenziale di quello che è la dimensione attesa di questi consumi via elettronica, che è incredibile. Per cui c'è a livello veramente di tutte le industrie un impatto assolutamente notevole. A livello generazionale ci sono anche delle, come sempre succede, delle, chiamiamole più che ricadute, dei corollari interessanti, perché faccio un esempio pratico. In una istituzione come la nostra, per cui una banca di investimento e d'affari che ha una storia lunghissima, difficilmente si potrebbe pensare che oggigiorno il 25% della forza lavoro è fatta da ingegneri. È una cosa curiosa, perché fino a un po' di anni fa questo non era assolutamente vero. Perché? Perché l'impatto che stanno avendo queste condizioni va a colpire anche attività molto tradizionali e molto ben radicate. Non ricordo il numero dei millennials che sono presenti nella nostra azienda come dipendenti, me l'hanno detto poche settimane fa, ma era incredibilmente alto. Per cui effettivamente l'impatto che ha questa generazione sulla quotidianità è veramente sotto gli occhi di tutti, e ce lo ritroviamo giorno dopo giorno. È un tema, secondo noi, che è molto interessante da studiare, meritevole di attenzione. D'altro canto è un tema, parlando come uomini di investimento, molto interessante anche da sfruttare per poter migliorare la qualità e i risultati del lavoro che tecnicamente noi facciamo di giorno in giorno e che forniamo ai nostri clienti. C'è un altro esempio molto interessante che per parlare di esempi pratici rende proprio bene l'idea. Un'azienda come Netflix, che ormai è nota alla maggior parte dei consumatori, fa un mestiere molto semplice: fa quello che faceva un po' di anni fa Blockbuster, mette a disposizione film piuttosto che serie televisive, semplicemente in un formato diverso e con un'accessibilità diversa. C'è uscito un articolo in questi giorni sulla Voce di un esperto in campo tecnologico, il quale sosteneva che questo sistema, sicuramente di grande successo, permette all'azienda di risparmiare $1 miliardo, che è tanto, per cui saper adattarsi a questa distruzione creativa permette di fare meglio e di poter avere dei modelli di business vincenti. La cosa importante è potersi adattare, perché, facendo un altro esempio, l'arrivo magari di un Uber in un settore molto tradizionale come quello dei taxi può essere combattuto, sicuramente ci sono diversi paesi che lo stanno combattendo, ma se riesco ad adottarlo forse riesco ad avere un risultato migliore. Anche in Italia, dove sicuramente ci sono, diciamo, delle difficoltà nel far passare questo concetto, esiste a Milano, così come a Roma, un servizio che è MyTaxi, che è semplicemente la versione del taxi tradizionale fatta come se fosse una piattaforma Uber. Per cui la capacità di andare incontro, di abbracciare, per potersi migliorare nelle attività che si fa, questa possibilità che non la generazione millennials ci mette a disposizione, ma semplicemente perché ci sta aiutando a conoscere delle modalità nuove di fare meglio le cose che facevamo, sicuramente è qualcosa di molto utile. Quindi come si risponde a questi millennial? Come ci si deve interfacciare oggi con loro, Andrea? In maniera più tecnologica, immagino. In maniera molto più tecnologica, cercando di coinvolgere, cercando di capire principalmente da loro i cambiamenti che probabilmente già noi come generazione, come diceva anche prima Giovanni, se siamo capaci di fare una foto con lo smartphone, ben oltre non andiamo da tutte le applicazioni che si stanno sviluppando. E quindi se riusciamo a capire da loro come sta evolvendo, come stanno cambiando interi settori, quali sono gli investimenti che vanno fatti anche
in futuro nei vari settori. Ecco, noi dobbiamo proprio cogliere quelli per riuscire a capire come combinare investimenti tradizionali, investimenti molto stabili in società che conosciamo da decenni, ampiamente diversificate, con quello che poi è effettivamente il futuro, con quello che offre possibilità di rendimento. Forse passo qui anche al secondo, alla seconda pagina. Questa è, per darvi un'idea, è basato principalmente su rendimenti e su volatilità di portafogli americani. Però questo serve semplicemente per darvi un'idea di come è cambiato il modo di investire e il modo, soprattutto la relazione tra rendimento e rischio negli ultimi 20 anni. Quello che vi facciamo vedere qui è sulla sinistra un portafoglio nel 95, dove per arrivare ad un rendimento del 7,5% la volatilità del portafoglio era del 6%, un portafoglio molto semplice. Vi ricorderete, i tassi erano decisamente più alti rispetto ad oggi, vicini allo zero, e quindi con una semplice asset allocation, tre quarti del portafoglio, principalmente in titoli di Stato e persino un quarto in liquidità, con poco rischio avevo un ottimo rendimento. Come vediamo, 10 anni più tardi, per ottenere lo stesso rendimento, il rischio già aumentava del 50%, il portafoglio diventava meno liquido, molto più complesso, e quindi già era richiesto diciamo una professionalità maggiore per gestire questo portafoglio. Altri 10 anni più tardi, nel 2015, il portafoglio cambia completamente. La parte obbligazionaria oramai non è quasi più presente, il rendimento va cercato in S-classes molto più volatili, non vorrei dire più rischiose, ma volatili di sicuro. Il rendimento previsto è del 7,5%, ma la volatilità è quasi triplicata in solo 20 anni. Ecco, sicuramente questo sarà ancora più, sarà la base, diciamo, per gli investimenti per un lungo periodo, proprio perché noi come società non prevediamo un ritorno a rendimenti dal punto di vista obbligazionario come potevano essere 10 o se non 20 anni fa. Quindi, tornando al punto di prima, è il combinare gli investimenti più stabili del passato con tutto quello che offre il futuro, imparando soprattutto dalle generazioni dei millennials come sta cambiando effettivamente questo mondo e dove trovare quell'opportunità di investimento per ottenere sempre questi risultati, sperando di non dover aumentare ulteriormente la volatilità del proprio portafoglio. Quindi il nostro mestiere è quello di produrre, di capire questi cambiamenti, ma soprattutto noi siamo molto legati al vostro mestiere, che è proprio quello, chiaramente, di dare la consulenza corretta, giusta al cliente, di capire le sue necessità e soprattutto, appunto, di costruire questi portafogli che rispecchiano effettivamente anche le aspettative poi dei vostri clienti. Giovanni, quindi una porzione più grande di questi investitori futuri, chiamiamoli futuri perché devono ancora ereditare, quindi per ora sono certo a cavallo, ma quando avranno la disponibilità la investiranno in modo molto diverso, ne avevamo parlato, cioè meno magari in una parte immobiliare, cioè sarà più rivolto però a questo settore, al risparmio gestito, quindi come somma totale sarà di più. E quindi saranno più soldi da investire in situazioni di complessità, dove certo i rendimenti sono difficili da raggiungere. No, è corretto, perché in effetti siamo stati abituati nel tempo, con le generazioni passate, come consulenti e come industria, a gestire i flussi e quindi a costruire i portafogli in maniera graduale, se vogliamo anche in proporzione agli obiettivi che ciascuno di noi, prima come persona fisica e poi come famiglia, andava a creare nel tempo. Quale sarà il cambiamento forte da un punto di vista dell'industria? Sicuramente che gestiremo degli stock a un certo momento più elevati, perché questi stock saranno, se non ereditati già in titoli immobiliari o comunque strumenti finanziari, dovranno essere rivisti alla luce delle nuove esigenze, perché se anche mio padre mi trasferisce quei famosi trilioni di dollari, 30 trilioni di dollari, avrà una sua allocazione, probabilmente certo, essendo più conservativo dovrà stare su asset class ovviamente meno volatili. Se io, come generazione successiva, quindi immagino i figli piuttosto che
la parte ancora più giovane di questa generazione millennials dovrà proiettare questo patrimonio su orizzonti diversi e quindi smobilitare anche quella, diciamo, quella tipologia di portafoglio che è ereditata dalla generazione precedente. E anche quindi saranno valori diversi, saranno non solo le esigenze ma i valori come identificavi. Assolutamente sì, e questo impatterà anche nei titoli, perché come dicevo prima, banalmente abbiamo visto alcune aziende che in passato hanno perso appeal, facciamo un esempio, General Motors rispetto a Amazon. Come è cambiato la capitalizzazione nel corso del tempo di queste due aziende? Una volta General Motors era una delle più grosse aziende in termini di capitalizzazione, oggi abbiamo Amazon o Apple che ovviamente sono molto molto più capitalizzate, perché cambiano le modalità di consumo. Quindi il nostro lavoro sarà intercettare questi cambiamenti in termini di aziende ad andare a selezionare i portafogli e soprattutto anche in termini di investimento, perché cambiano anche le esigenze. Abbiamo una generazione sicuramente più sensibile, mi sembrava che la tavola rotonda di prima fosse sull'ESG, no? sul criterio di selezione degli investimenti responsabili, che è un tema molto vicino alla generazione dei millennials, perché sicuramente sono molto più attenti a quegli aspetti che oggi stanno diventando un tema di investimento. Non voglio chiamarlo di moda perché non lo è, assolutamente è un tema di investimento per la clientela retail, per il mondo istituzionale è già arrivata qualche tempo fa, ma sicuramente declinare nei proprie scelte di investimento il rispetto dell'ambiente, l'attenzione al corporate governance, quindi una gestione che sia lungimirante e non sia una gestione di breve periodo. Nel mondo finanziario mi viene in mente Lehman Brothers, diciamo la gestione di DAC nel periodo, insomma, in cui quella società da semplice intermediario di obbligazioni diventa la più grossa investment banker che ci fosse, battendo anche Goldman Sachs in termini di redditività, ma non di gestione, che voi ovviamente sarete più oculati. Ma ecco, è stato proprio una spregiudicatezza di gestione di un'azienda che era orientata a un breve periodo e che sicuramente non è lungimirante per chi va a investire in questo tipo di titoli. Quindi attenzione al corporate governance, chiaramente anche siamo molto più attenti tutti, anche nel nostro settore, a dare un clima nell'ambiente di lavoro che sia migliore, ma soprattutto a rispettare il gender, quindi la diversificazione di gender, di religione e quant'altro, quindi ad avere un maggior rispetto nell'utilizzo di personale qualificato all'interno delle aziende, che sia più ampio, con le più maggiori disparità possibili in termini di differenziazione. Quindi questo tema sicuramente sarà molto importante nelle generazioni successive, perché nel momento in cui vado a selezionare un'azienda o voglio un'azienda in portafoglio, deve come minimo rispettare questi tre criteri. Invece la previdenza, arriva una domanda, volevo sapere quale secondo voi potranno essere gli interventi politici in grado di influire sul livello di interesse, previdenza e risparmio dei millennials. Chi può rispondere su questo? Cioè, cosa può succedere o cosa deve succedere dal punto di vista politico per parte riforme che vanno fatte? Cioè, incentivare in qualche modo questi giovani a investire? Già partire dalla cultura finanziaria è già un buon passo, no? Da un punto di vista di formazione, di predisposizione a compensare quello che gli mancherà. Quindi il primo passo si fa sempre partendo diciamo dalla parte iniziale, quindi dal periodo di formazione. Io parlavo con mio nipote e comunque nonostante stia laureando in economia e commercio, qualche tempo fa si avvicinò a questo mondo proprio perché era completamente diciamo privo di qualsiasi tipo di idea di quello che fosse l'utilizzo del risparmio e la creazione della sua pensione futura, quindi non aveva nessuna percezione del rapporto col denaro. Per loro era un qualcosa che serviva nel breve. Quindi non aveva l'idea di utilizzare del denaro per costruirsi una qualità della vita futura migliore, che se ovviamente non lo fai nella fase giovanile, certamente non riesci a fare in termini di capitalizzazione nella parte finale della tua vita. E quindi secondo me l'educazione è il punto di partenza che i nostri politici dovrebbero cercare di inculcare nella generazione dei millennials e soprattutto nella generazione Z. Dopodiché cercare di agevolarli con una serie di strumenti che non siano solo, diciamo, un vantaggio fiscale perché di moda un prodotto al momento e quindi bisogna in qualche maniera incentivarlo. Deve essere finalizzato proprio, come fanno magari già in America, a compensare la mancanza di un aiuto statale che ovviamente in Italia è stato molto forte per le generazioni passate. Quindi costruire degli strumenti
o soluzioni di investimento, forse sarebbe più corretto dire, che in qualche maniera, non soltanto da un punto di vista di fiscalizzazione, ma anche, o di fiscalità, scusate, riesca in qualche maniera ad avere un'attrazione per i millennials nella logica di lungo periodo su cui deve lavorare chiaramente chi fa previdenza. E magari un mix di, diciamo, di soluzioni previdenziali che possa essere, diciamo, delle assicurazioni che possono essere costruite insieme al progetto di investimento sul lungo periodo, che insieme vanno poi effettivamente a essere l'alternativa a quello che lo Stato, tra virgolette, forniva alla generazione precedente, facendo un'opzione sulla generazione futura. Abbiamo detto che avremmo parlato di come cambia l'investitore, ma anche come cambia l'industria in funzione della disruption. Un po' iniziato tu a fare già il discorso. Cambiano anche i prodotti che voi offrite grazie a questa tecnologia innovativa che adesso c'è, hai parlato prima anche dei dati che potete raccogliere dei vostri investitori, però anche dati che possono essere utilizzati per quanto riguarda la scelta e la costruzione dei vostri portafogli. Che ruolo gioca la tecnologia? Oggi gioca un ruolo di fondamentale importanza nel lavoro che facciamo noi e in realtà poi in tutte le industrie. Siamo passati attraverso diverse rivoluzioni, la rivoluzione agricola, quella industriale, quella informatica, diciamo tecnologica come infrastruttura. Oggi viviamo la rivoluzione dei dati, che è oggettivamente argomento quotidiano. Questo modo di affrontare un lavoro tradizionale, ma utilizzare una base informativa molto più ampia, sicuramente aiuta a fare meglio il proprio lavoro. Ma questo è vero a livello, diciamo, trasversale, guardando a n diverse industrie. Per quello che riguarda il nostro mestiere, si tratta semplicemente di avere una base informativa più ampia. Quando io devo decidere, facendo un esempio molto semplice, quale autoveicolo scegliere, il mio nuovo autoveicolo, cosa faccio banalmente? Cerco di avere più informazioni possibili su questo tipo di veicolo, tutte le sue caratteristiche, e più informazioni riesco ad avere, più consapevole, più oculata sarà la scelta che farò. Trasferendo questo concetto in un mestiere come quello che facciamo noi, che è la scelta di un'azienda, per cui su quale azienda andare ad investire oggi, più set informativo ho su questa azienda, migliore e più consapevole sarà la mia decisione nel decidere se questa azienda è meritevole, che è la stessa cosa che molto semplicemente fanno le banche quando devono concedere un mutuo. Questo mestiere fatto 20, 30, 40, 50 anni fa lo si faceva guardando negli occhi l'interlocutore, sapendo un po' com'era la sua famiglia in termini di lavoro, in termini di dimensione, eccetera, eccetera, e si diceva ok, mi sembra un interlocutore meritevole. Fatto oggi è un mestiere molto diverso che ha una matrice tecnologica incredibilmente alta. Ci sono dei prestatori online oramai, anche in Italia, che in realtà sono degli algoritmi fondamentalmente, che ricevono un flusso informativo, su questo flusso informativo decidono la qualità potenziale di questo ipotetico futuro debitore. Per cui non si tratta di stravolgere il modo di lavorare che abbiamo sempre avuto, si tratta semplicemente di migliorarlo abbracciando questa rivoluzione tecnologica, o come la vogliamo chiamare, che semplicemente mi consente di avere più frecce al mio arco, per cui se posso avere più possibilità di scegliere meglio è sicuramente una condizione migliore in cui poter operare. Allora, ho un paio di domande che riguardano, mi riportano a parlare dell'investitore, perché qui allora abbiamo parlato del ruolo che può giocare o come cambia il vostro settore, però è venuto fuori troppe volte, ho ricevuto troppi messaggi che di base non fanno altro che confermare che i millennials sono molto frustrati, sono senza lavoro, parlano anche della loro di come loro si stanno evolvendo e che il rapporto col consulente per loro sarà molto diverso rispetto a prima. Uno, perché questi soldi ancora non li hanno, quelli famosi ereditati. Che messaggio possiamo dare a chi è qui
su come interagire con questi, con questa generazione per creare questo rapporto affinché possa essere un rapporto di fiducia e costruttivo, perché questo insomma, emerge che sembra quasi che non ne abbiano bisogno oggettivamente i millennials. Come si crea questo bisogno? No, allora l'idea sì, secondo anche quella ricerca che mostravo prima di PricewaterhouseCoopers, il 50% dei millennials probabilmente non sceglierà il consulente dei loro genitori, fosse solo per il livello di comunicazione, di linguaggio che magari può essere differente. Però avrà chiaramente bisogno di soddisfare le esigenze. Anche lì un po' l'industria lo sta già facendo, cercherà di segmentare un pochettino le esigenze di quel tipo di segmento dei millennials e soprattutto cercherà di dare soluzioni più standardizzate per esigenze, quindi banalmente dei portafogli diciamo tallorizzati per il livello di rischio rendimento con delle necessità basiche e soprattutto per clientela millennials che abbia meno disponibilità perché devo ottimizzare i costi, perché la prima cosa che fa il millennials lo fa già sulla spesa diciamo di qualsiasi bene di consumo, confronta i prezzi, per cui il millennials rispetto alla generazione diciamo dei loro genitori o quella passata in questa fase è un attimo meno attenta al servizio nell'immediato e soprattutto per quella che ha meno disponibilità è più attenta a ridurre i costi, che è la prima necessità, cioè cerco di avere un servizio adeguato ma al minor costo possibile, e quindi i portafogli creati con gli algoritmi, con fintech possono essere una soluzione per quel target di millennials che ha meno disponibilità. È chiaro che i millennials ne esistono anche a diversi, diciamo a diversi livelli, immagino i figli di grossi imprenditori siano millennials che abbiano esigenze un po' più strutturate in termini di costruzione del proprio capitale, dove invece rientra molto forte e in gioco il livello di qualità di servizio, perché loro saranno molto attenti e quella diciamo attenzione che, hanno, che fanno i millennials con meno disponibilità sui costi in termini diciamo di prodotto, di management fee, chiamiamolo di costo on top, sarà spostato sul livello successivo che è quello della consulente. Io confronterò i consulenti e cercherò di capire qual è la qualità di servizio che mi viene offerta per il prezzo che pago. Quindi mentre nella fase diciamo, meglio, nella segmentazione del target millennials ho un'esigenza di prezzo per una disponibilità del mio patrimonio che ora erediterò, che sicuramente sarà più legata proprio al costo materiale del prodotto, del servizio che vado a utilizzare, per la fascia di millennials che ha una disponibilità maggiore la differenziazione la farà proprio la qualità del servizio, dove sarà misurata in base a competenze, in base al livello di assistenza e tutti quegli aspetti che voi ben conoscete, che magari dovranno essere, anche essere tradotti in un linguaggio diverso, e quindi secondo me ben venga essere affiancati magari da un consulente che abbia un suo figlio che sia nella stessa diciamo target di comunicazione dei millennials o comunque gli assistenti che possano tradurgli, per non perderli perché è una generazione diversa, quel tipo di diciamo di capabilities e conoscenze che ha in una maniera più simile in termini di linguaggio, in termini di comunicazione con i millennials di target di patrimonio più elevato. Andrea? Concordo con Giovanni. Credo che vincerà chi sarà molto vicino al cliente, chi sarà molto vicino e soprattutto ascolterà alla fine le esigenze, come si diceva prima, di queste nuove generazioni dalle quali dobbiamo capire e imparare come si stanno evolvendo, in cosa vogliono investire, che esigenze hanno per il futuro, ma soprattutto appunto che vanno comunque educate ad affrontare un lungo percorso nel quale devono iniziare a investire da quando sono giovani. Le soluzioni proposte da Giovanni sono sicuramente tra quelle che avranno una migliore prospettiva, quindi soluzioni principalmente molto flessibili a livello di singola soluzione, si parla molto di soluzioni multi-asset, probabilmente il futuro si vedrà diciamo le stesse soluzioni che vengono offerte al giorno d'oggi anche protratte per vari anni ancora, quindi soluzioni che appunto non possono svariare e ad adattarsi alle esigenze sia dei giovani ma soprattutto alle esigenze e ai cambiamenti anche dei mercati che in futuro appunto diventeranno non più facili come gestione ma sicuramente difficili come non dico negli ultimi anni perché sono stati in parte anche mercati distorti con tutte le asset class che sono salite, ma ecco appunto soluzioni trasparenti da un lato ma appunto flessibili
nell'adattarsi a quello che il mercato può offrire al momento. Come dicevo prima, a mio avviso il ruolo fondamentale è il ruolo vostro, è il ruolo proprio appunto di cercare questa interlocuzione con i vostri investitori, con i vostri giovani, per riuscire a capire esattamente quali sono le loro esigenze e come costruire al meglio un portafoglio per loro e poi chiaramente crescere insieme anche a loro. Io riflettevo, scusa, su quello che diceva Andrea, che effettivamente è corretto, e sto facendo anche una riflessione sul nostro settore, perché se, come vi dicevo prima, la pressione sui margini, no, che può esserci per quel target di clientela che è più attento in termini di costo complessivo del servizio che andiamo a offrirgli, probabilmente credo che nella nostra industria avrà una maggiore propensione a selezionare i prodotti passivi o a bassa tracking error, e invece in termini sempre di consulenza cercherà di privilegiare la gestione attiva. Fontobel l'asset management è un gestore attivo, dove questo costringerà la nostra industria nella gestione attiva ad innalzare la qualità di servizio ancora di più per fare la differenza in termini di costo rispetto a prodotti a bassa tracking error o a gestione passiva, per cui anche il nostro mondo secondo me dovrà ripensare un pochettino al posizionamento in termini di offerta sui target che si vanno a delineare su questa generazione. E non per ultimo credo che questa generazione tendenzerà a essere più massificata su quello, diciamo, sempre più basso patrimonio, su quelle soluzioni di investimento che possono essere, passatemi il termine, chiavi in mano, quindi possono essere gestioni appunto multi asset sicuramente, gestioni a bassa volatilità con costi ridotti, dove magari possono essere ad obiettivo di risultato. In America, che sono un po' più commerciali di noi, danno anche già dei fondi che danno la soluzione del target di risultato che devono generare. Faccio una banalità: vuoi comprare vuoi investire nella istruzione della tua famiglia, compra questo prodotto Life sul ciclo di investimento che ti darà come risultato finale il patrimonio che ti servirà per mantenerti all'università, o viceversa per fare dei viaggi, quindi magari utilizzerà più dei coupon che staccherà nel tempo un prodotto magari come può essere un multi asset che integra il livello di reddito, che sia questo pensionistico, se parliamo di una generazione più anziana, ma per i millennials che sia integrativo di quella volatilità di flussi che dicevo prima, essendo una generazione che probabilmente dovrà cambiare più volte lavoro, o se non altro, se non cambiare lavoro, cambiare regione, quindi, o paese ovviamente, e questo significherà sicuramente avere una maggiore necessità di un flusso cedolare che integra lo stipendio che magari può mancare per un periodo di tempo in cui cercherà un lavoro diverso e si sposterà in una regione diversa. Quindi per un investitore che cerca dei buoni rendimenti perché potrebbe averne bisogno, perché non conta sullo stipendio, perché gli serve per la previdenza, in un contesto molto più volatile di investimenti dove trovare i rendimenti più complicato, e in più la complessità del fatto che è un cliente esigente perché sta attento ai costi, insomma non è facile per chi fa questo mestiere sapere qual è la chiave più importante. L'informazione può essere uno degli strumenti con i quali si può vincere questa fiducia di questi più giovani, cioè informando loro, fare in modo che loro abbiano tutta una serie di conoscenze di questo settore è una cosa fondamentale, quindi lavorate molto anche sulla divulgazione di informazioni. Sicuramente sì, ha detto una cosa verissima prima Giovanni, in questo approccio, diciamo, con questo mondo di investitori nuovi, magari ancora non particolarmente patrimonializzati, sicuramente un elemento fondamentale è quello della relazione, perché in un mondo come il nostro permeato di incertezza, se c'è una cosa ragionevolmente certa è che la qualità della relazione e dell'empatia è fondamentale, e questo vale trasversalmente su tutte le generazioni, da un lato. E dall'altro l'informazione, come diceva lui, è la capacità a livello di sistema, a livello nostro, a livello politico, come lo vogliamo declinare, di
Educare finanziariamente, perché noi lo vediamo in Italia, che è un paese molto poco preparato dal punto di vista finanziario. In altri paesi spesso si fa riferimento col mondo anglosassone, probabilmente c'è un livello medio di preparazione finanziaria un pochino più alto, e questo consente di fare un lavoro per chi fa consulenza patrimoniale, consulenza finanziaria, diciamo non particolarmente agevolato, ma che va un pochino, è su una strada un pochino più agevole, diciamo così. La generazione Z è ancora non definitissima come caratteristiche, o già si può guardare questi che sono quelli che adesso hanno 15 anni, insomma? Certo. Beh, la coda della generazione Z sicuramente avrà ancora un po' di tempo per svilupparsi, ma assomiglierà abbastanza ai millennials? È già disruptive, nel senso che sta già cambiando anche rispetto ai suoi fratelli maggiori, ecco. Sicuramente noi in un mondo che cambia, il cambiamento chiaramente è molto rapido, soprattutto con la digitalizzazione. Quello che secondo me, da un punto di vista dell'industria, sempre per riportare il tema su quello che possono essere aspetti più finanziari, credo che un'area su cui, visto che l'esigenza è creare più rendimento atteso, su cui la generazione millennials e la generazione Z porrà maggiore attenzione, saranno proprio i mercati emergenti, perché è un'area che in termini di appunto, rendimento atteso offre un vantaggio sia per la parte equity che per la parte obbligazionaria. La maggiore globalizzazione, o comunque la maggiore partecipazione a quelli che possono essere temi globali, è più sentita dalla generazione millennials e dalla generazione Z rispetto alla generazione precedente, o la Silent Generation, o la generazione X, o anche quella dei baby boomers, dove tendenzialmente il mercato di casa era il MIB su cui si andava a investire, i titoli di Stato. Oggi questo sappiamo benissimo che è cambiato, vediamo una percentuale dei mercati emergenti nei nostri portafogli che sta crescendo. Io immagino che i mercati emergenti nell'asset allocation intenderanno avere sempre uno spazio più ampio, e soprattutto per chi fa gestione attiva come noi, come tutte e tre le case che sono qui, è l'ambito su cui noi possiamo creare maggior valore, perché lo insegna conoscenza popolare degli investimenti: un gestore attivo crea valore dove c'è inefficienza. L'inefficienza maggiore è chiaramente nei mercati in fase di sviluppo, e quindi sicuramente i mercati che hanno un maggiore potenziale richiedono una maggiore analisi, una maggiore attenzione per chi come noi è costretto, perché si dichiara gestore attivo, a fare delle scelte di portafoglio, a selezionare le aziende piuttosto che altre. Lo sarà meno per i gestori passivi, dove la replica semplicemente di un mercato sarà to cure, legata a quello che è la capitalizzazione delle varie aziende nei mercati. Tra l'altro legato a mercati sempre più complessi, proprio perché, come si diceva, non siamo più legati a un mercato nazionale oppure regionale, ma appunto a dinamiche che stanno sconvolgendo in parte il mondo e interi settori. Quindi qui c'è bisogno di professionisti come noi, diciamo, a strutturare i portafogli e capire esattamente quali sono le dinamiche a livello globale, a livello settoriale, a livello anche nazionale, e poi principalmente poter offrire a voi queste soluzioni da appunto utilizzare come combinazione con altri trend futuri, che possono essere ad esempio gli ESG per appunto i vostri investitori. Bene, allora ringrazio i nostri relatori, insomma, per questo quadro di questi nuovi investitori e di come sta cambiando anche la risposta che poi voi date per rispondere a queste esigenze, insomma, alcuni punti di domanda sulla situazione, ma anche molta chiarezza su delle grosse opportunità che ci sono. Quindi ringrazio Giovanni von Töbel, Andrea di MFS e Emanuele di Goldman Sachs. Grazie. Grazie a voi. Grazie.